Grazie, grazie Veronica di cuore, hai proprio ragione, se si va da soli si va veloci, ma se si va insieme si va lontano, dobbiamo continuare a fare così. Lascio subito la parola alla collega, amica Doriana Sarli, che è collegata in streaming. Grazie, grazie Stefania, Grazie a te. grazie a voi per questo invito, ma soprattutto per il lavoro che con Veronica e tu fate incessantemente. Veramente avete in questi anni tenuto sempre alto questo tema così delicato e devo dire forse anche non proprio tanto conosciuto ai più, perché effettivamente sì. Ma senza tutti questi vostri interventi, convegni, per molte di noi, per me per esempio, non era così, diciamo, così nota questa terribile situazione. Una situazione, un tema che non solo vede il dolore delle mamme e delle famiglie a cui vengono comunque tolti i bambini, sottratti con la violenza e spesso anche con l'inganno, come abbiamo visto recentemente, ma soprattutto che vede il dolore di questi bambini, la storia di Napoli che tu hai raccontato, che Veronica ha appena raccontato, io la conosco ed è una storia terribile, è una storia dove la bambina sta subendo un danno psicologico gravissimo, certificato, di cui non si prende atto per motivi vari. Questa bambina è stata tolta dalla mamma, no, ma non vari, per motivi inspiegabili, perché lei ci ha vissuto 8 anni con la mamma e con i nonni materni, che lei ora ha difficoltà ad adattarsi in una nuova situazione che non è la sua, non è la sua vita, non è la sua famiglia, con un padre con cui lei non ha piacere comunque a stare. E il diritto del bambino in questo caso non è finita in casa famiglia, ma solo probabilmente perché la madre ha evitato delle azioni che potevano peggiorare la situazione, ma non è giusto così. Poi ce ne sono tante altre in cui appunto interviene la legge e li portano via alle famiglie, li mettono in queste case famiglie, ipotizzando che un bambino o una bambina possa stare meglio in una casa famiglia piuttosto che con la madre e con la famiglia, per poi passare, come abbiamo detto tante volte, da una monogenitorialità con la mamma a quella col padre, perché poi se tutto andasse bene in questo rapporto recuperato con il padre, passato attraverso il trauma dell'essere strappato alle proprie famiglie, essere andato in una casa famiglia e arriva a recuperare un rapporto con il padre, probabilmente poi a scapito di quello che aveva con la madre. Quindi qual è la strada? La strada sarebbe, se c'è un problema, cerchi di affrontarlo nell'ambiente dove vive il bambino, con le relazioni che ha il bambino, intervenendo su queste relazioni, magari con degli incontri protetti, non lo so. Io non sono un'esperta della materia, ma quello che posso vedere dall'esterno e che tante di noi hanno anche detto in maniera chiara, se non c'è diciamo alle spalle di tutto questo, dietro tutto questo, qualche altro interesse, io non riesco a capire come lo Stato e come questo sistema si possa continuare a perpetrare a danni di bambini e di famiglie. Quindi io sono qui solo per rinnovare diciamo, a Stefania, a Veronica, il mio sostegno in tutte le iniziative che loro hanno messo in piedi in questi anni sul tema e per insomma, ringraziarle ancora per il grande lavoro che fanno. Grazie ancora. Grazie, grazie a te Doriana, grazie a te di tutto.